Onorevole Pellegrino, buongiorno da parte sua, ma anche da parte di altri colleghi deputati regionali. Questo forte appello alla salvaguardia ovviamente della salute di tutti, ma in prima linea quella del comparto medico-sanitario, è così? Assolutamente sì. Stiamo cercando di trovare il meglio e l'ottimo, anche se l'ottimo spesso è nemico del buono. Stiamo trovando l'ottimo per garantire alla provincia di Trapani il massimo livello di guardia contro la diffusione del coronavirus. Dicevo, questo comparto medico-sanitario ovviamente sempre in prima linea, ma di cosa avrebbero bisogno in questo momento soprattutto? Il bisogno attuale è un bisogno che a livello nazionale è il problema. Due problemi ci sono: i kit per quanto riguarda la protezione individuale, i dispositivi di protezione individuale, mi riferisco ovviamente alle tute, mi riferisco alle mascherine, agli scafandri e ai guanti, i kit di protezione, e poi c'è bisogno dei tamponi per monitorare anche il personale sanitario, che è la cosa più importante. Ecco, Però noi. è un problema che non può essere risolto a livello provinciale e regionale, ma a livello di protezione civile e nazionale. Quindi stiamo cercando, anche con una lettera ed una sollecitazione diretta da parte di 8 deputati, tra i quali io, al Presidente della Repubblica, per cercare di intervenire a livello nazionale ed europeo, per far sì che questa carenza di dispositivi di protezione e soprattutto dei tamponi venga meno. E con un'altra annotazione, per restare dalle nostre parti, potrebbe riguardare l'ospedale di Marsala e il pronto soccorso soprattutto. Ma mi Ma giunge. il problema dell'ospedale di Marsala è secondo me un quinto problema. Intanto dobbiamo dire che noi cittadini in primis e poi i sanitari debbono essere consapevoli del momento di grande responsabilità e di grande momento e di pericolo che stiamo vivendo. Quindi è richiesto a tutti un sacrificio. Il problema del pronto soccorso ritengo, un finto problema, perché mai l'ospedale è stato depauperato del pronto soccorso e dell'area d'emergenza proprio per l'assistenza primaria dei cittadini. Attualmente esiste un percorso pulito sia per il pronto soccorso, per le emergenze, distaccato sempre nell'area dell'ospedale, ma fuori dall'area sporca, diciamo, del percorso Covid, ed esiste soprattutto un'area emergenziale pediatrica, specialistica, proprio per i bambini. Quindi il problema del pronto soccorso non esiste. Dobbiamo considerare che, trattandosi in Marsala di una città-territorio, la parte sud è più vicina a Mazara, dove c'è un pronto soccorso attualmente esistente e dove saranno convogliati alcuni medici attualmente per 2 mesi, ovviamente dell'ospedale di Marsala. La parte nord è più vicina a Trapani, la parte di Birgi, e quindi anche per quelli non ci sono problemi. In ogni caso, il cittadino che si reca al pronto soccorso avrà assistenza. Quindi, per evitare di creare panico in un momento già difficile psicologicamente per tutti i cittadini, noi dobbiamo dire, la stampa dovrebbe essere quantomeno coerente e corretta nel dire che l'emergenza primaria è garantita dall'ospedale Borsellino di Marsala. E poi ci sono le altre aree, che sono le aree provinciali, che sono assolutamente nelle condizioni di poter garantire le necessità di prima assistenza per tutta la provincia.